Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti al notiziario di TV Pneu. Il nostro notiziario oggi è dedicato allo sport. Ci occuperemo della maratona tra pneumatici. È la tanto attesa occasione per ammirare le prestazioni di questi campioni. TV Pneu è sul posto. Ecco qualche immagine. Come ogni anno, la grande maratona tra pneumatici si svolge sulle strade di tutto il mondo. Una competizione che dà modo a tutti i partecipanti di misurare la loro durata chilometrica. Numerosi sono quelli che abbandonano. Abbiamo voluto saperne di più sulle difficoltà che devono affrontare i partecipanti durante questa prova. Per durare, bisogna gestire le energie e affrontare la corsa con saggezza. Le brusche accelerazioni, le frenate, tutto ciò spezza il ritmo, ci si affatica inutilmente e non si arriva prima. Non ci sono misteri. I migliori atleti sono quelli che beneficiano di una buona preparazione tecnica. Per fare meno fatica bisogna avere una buona struttura, le migliori mescole di gomma, un battistrada studiato appositamente e non deve mancare la flessibilità e una pressione di gonfiaggio corretta. E non è ancora sufficiente. Sono partito con una geometria mal preparata e vedete il risultato. Sono tutto consumato da un lato. Sarebbe stato facile regolarla. Mi sono stancato prima in modo irregolare. Per me è finita, abbandono. Bisogna far notare che certi rivestimenti lungo il percorso si sono dimostrati particolarmente abrasivi, senza dimenticare i numerosi ostacoli che sarebbe meglio evitare se si vuole durare, come i marciapiedi e i loro bordi. Nel corso della competizione il gruppo dei maratoneti si è disperso, mettendo in rilievo le differenti attitudini di ciascuno nei confronti dell'usura. Abbiamo incontrato il vincitore di questa gara. È stata una bella prova. Sono arrivato senza inconvenienti. Non è stata né la mia prima né la mia ultima maratona. Del resto, guardate il mio indicatore d'usura. Ho ancora della riserva. Sono lontano dagli 1,6 mm regolamentari. Sì! Non si può che restare ammirati davanti al coraggio dei partecipanti, ma in fondo per noi pneumatici ogni giorno è una maratona. Che vita, non vi dico. Allora coraggio e ovviamente buona strada a tutti!